Se ti chiedessi di mostrare potere, dominanza con il corpo, che posizione assumeresti? Molto probabilmente avrebbe delle somiglianze con quella di Cristiano Ronaldo, Freddie Mercury, Benito Mussolini, Mike Tyson o Tom Hanks nel film Castaway. Io ho fatto il fuoco! Ok, basta così. Il nostro corpo sa come comunicare potere. Gonfiamo il petto, apriamo le braccia, stringiamo i pugni. E lo facciamo tutti inconsapevolmente quando vogliamo mostrare chi comanda, che abbiamo il controllo, o quando esultiamo per un risultato ottenuto. Questo ha a che fare con il bisogno intrinseco di influenza. Come esseri umani vogliamo essere influenti. Nessuno preferirebbe sentire di non contare nulla. Vogliamo sentire di avere il controllo sulla realtà che ci circonda e lo esercitiamo sulle altre persone, sull'ambiente, sugli eventi. Che si tratti di guidare altre persone, essere a capo di un progetto, ultimare la scrittura di un libro, segnare un goal, completare un puzzle o montare un mobile, tutte queste attività possono generare in noi sensazioni di padronanza, competenza, efficacia e ci danno la sensazione di avere un impatto sul mondo. È proprio dietro a questo bisogno che si nasconde quella motivazione che spinge molti di noi a diventare dei leader, a ricoprire posizioni di comando o a essere, come vengono definiti in inglese, degli achievers, cioè quelle persone ambiziose, assetate di risultati. Il potere è insito nel nostro DNA, ma la misura in cui ciascuno di noi vuole esercitare influenza, potere e controllo può essere molto diversa. Per alcune persone il bisogno di influenzare situazioni di ogni genere è davvero molto forte. Sono ambiziose, focalizzate sui risultati, amano assumere posizioni di gestione e comando, posizioni in cui possono avere il controllo, decidere, agire. Quando qualcuno tentenna nel prendere una decisione o nell'eseguire un compito, provano un impulso irrefrenabile a intervenire. Meglio decidere e fare qualcosa che starsene con le mani in mano. Ma come dice Ben Parker, lo zio di Spider-Man, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Altre persone invece preferiscono lasciarsi guidare e sono felici di mettersi al servizio degli altri piuttosto che essere loro a dover dire agli altri cosa fare. Evitano di dover prendere decisioni importanti, specialmente su questioni di cui non hanno esperienza o che riguardano altre persone. All'occorrenza possono assumere posizioni di responsabilità, ma meglio se queste riguardano il mantenimento di un processo o il portarlo a termine seguendo una procedura stabilita. Nel Lux Profile, la scala dell'influenza descrive le differenze individuali nella ricerca di controllo e nell'influenzare persone o situazioni. Ad esempio, se ti viene dato più potere di quanto tu ne voglia, potresti sentirti a disagio o sopraffatto per la troppa responsabilità. Se invece ti viene tolto il potere di esercitare quanta influenza vorresti, probabilmente finirai per provare un senso di inefficacia o perdita di controllo. Ciò che ci permette di sperimentare un effetto positivo sulla motivazione e sul mantenimento della prestazione è vivere il nostro ottimale livello di influenza. Questo è possibile scoprendo dove esattamente ci collochiamo nella scala. Allora sarà più facile capire quali sono le condizioni che meglio soddisfano questo bisogno, quali contesti si adattano alle nostre caratteristiche e in quali ruoli e posizioni possiamo sentirci motivati e stimolati. Se poi dobbiamo guidare un team, sapremo gestire più efficacemente le differenze, assegnare ruoli, compiti, responsabilità, tenendo conto delle caratteristiche individuali per il bisogno di influenza. Ma ricorda, i motivi sono 16 e l'influenza è solo uno di questi. Siamo tutti diversi e ciò che ci rende unici è la configurazione dei nostri 16 motivi. Mi auguro che questo video ti sia piaciuto e che tu abbia trovato quel che cercavi. Io sono Luca Sartori, ci vediamo in un altro video con un altro motivo.